Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti. Batistuta! E la palla è entrata! Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Il modo perfetto per finalizzare un contropiede, ma tutto è partito dalla determinazione e dalla velocità con cui hanno avviato l'azione. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Pallone lungo, in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Sané ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Sané. Francesco Acerbi. Pulisic. Bastoni. Kostic. Qui può partire il contropiede. Sulla fascia, in profondità. Ha la possibilità di andare verso la porta. Sané. Ecco Sané. Occhio che prova da fuori. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Prova a giocarla in profondità. Può andare in rete. Ci prova. Infilza il portiere. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Perfetta parità dunque. Si coordina per il tiro. Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Occhio alla conclusione. Spazza via. E trova bene il compagno. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Gullit. La gioca a sinistra. Palla di nuovo verso il centro. Gioca una palla lunga. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Va il tiro! Parata di Fabianski. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Batistuta. Parata di Fabianski. E questa è un'altra grandissima parata. Belotti sul pallone. Bentancur. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Filtra la palla in c'è il tiro! È fuori di un non nulla. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Batistuta. Francesco Acerbi. Si divincola e conquista la palla. C'è l'opportunità per il contropiede. E trova il compagno. Riceve la palla.
il gioco con pallone a sinistra. Si sta giocando da mezz'ora. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Calcio d'angolo per loro. Decide di non rischiare. Lungo passaggio in avanti. Ora Belotti. Recuperano il possesso del pallone. La palla viene rigiocata verso... Può concludere! Che conclusione! Che tiro, ragazzi! Che gol fantastico! Rimettono la testa avanti. Che partita! Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. E passano in vantaggio. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Barriera piuttosto folta. Il portiere avversario sa benissimo che se gli lasciano un minimo spazio può essere micidiale. Ci prova! Un gol semplicemente fantastico! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Un 1-2 veramente da KO. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Due gol di vista. Vuole tirare! Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette in avanti. Bentancur. Scodella in avanti. Gullit. Di forza. C'è la palla lunga in avanti. Pallone lungo in verticale. Kostic. Hanno già riconquistato palla. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Mateus cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti... Occhio alla conclusione! E il pallone in rete! Una giocata perfetta! Sembrano avere il totale controllo della gara. Un'esecuzione perfetta! Tripletta, hat-trick! Che partita eccezionale la sua! La conclusione! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Cerca il numero. Cross verso il centro. E sarà dunque calcio d'angolo. Bella apertura. Attenti al tiro. Conclusione sul fondo. Mateus. Qui marcatura asfissiante. Cerca di pescare il compagno col filtrante. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Si riparte per il secondo. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Palla di nuovo. Pronto. Parata di Fabianski. E para, ci arriva con la punta delle dita. Era proprio lì, davanti alla porta. Ma ha buttato via l'occasione. Non si fermano più, ancora a segno. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Partita saldamente nelle loro mani.
possibilità di tiro. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. Ci mette una pezza. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Belotti. L'avversario ha avuto la meglio. Lungo passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. Allarga il gioco. Kostic. Riceve un bel pallone. Colpisce il pallone. Beffa l'estremo difensore. Disfatta di proporzioni epiche. Ma oggi la difesa è veramente un colabrodo. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Quarto gol. Ha fatto poche. Belotti! Palla che finisce fuori. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Scodella in avanti. Kostic. Pericolo. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Mostrano un buon controllo del gioco. E esce a liberare Rashford! Insacca le spalle del portiere! E adesso sta diventando un'umiliazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci prova. Parata di Fabianski. Ottimo intervento del portiere. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Libera tempestivamente. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Parata di Fabianski. Bella parata. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Cerca la rovesciata spettacolare. Pallone che finisce alto. Bentancur. Kwame prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Kostic. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La gioca in profondità. Prova a metterci il piede. Lungo passaggio in avanti. Si ferma qui la manovra. Rashford. Vediamo se può capitalizzare.
Rashford aveva pescato magnificamente il compagno. Rashford la gioca a sinistra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Può tentare la... Palo! Pavard. De Vrij. Prova a verticalizzare. C'è la palla lunga, in avanti. Mateus. Bentancur. Cerca il tiro. Ha colpito bene il pallone. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Non c'era nessun compagno smarcato. Tenta la conclusione. La Sampdoria prende subito il possesso della sfera. È davvero una bella serie di passaggi questa. Rashford. Ecco il... parata di Fabianski. Questo errore potrebbe essergli fatale. Altra chance. E sì, trova la rete. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Mateus. Palla in avanti, verso il compagno. Bastoni. Si è fatto trovare pronto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla intercettata. A sinistra con il passaggio. Prova la soluzione in fascia. E passa! Riesce ad intercettare. Non c'è più tempo, finisce qui. Ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare. Cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio.